Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, finiamo con gli ottavi di Portogallo e Egitto. Una precisazione, sono un gioco non, cioè sono su PES. Purtroppo devo bloccare la come si dice, il Pro Cycling per Manager, perché mi si è buggato, non mi va più avanti la modalità, diventa un mito, diciamo, e quindi penso che comincerò una carriera con la squadra. Qua mi sono malissimo, cazzo. Proviamo lui, ma la vedo difficile. Lui comunque proviamo sulla trequartista, vabbè, vediamo. Quindi così, insomma, ragazzi, non posso più continuare quella modalità. Ho registrato anche un bel video, ho vinto la volta del Portogallo, ma è andata così fatalità. Adesso vado al Portogallo, speriamo sia di buon auspicio. E niente, adesso concentrazione perché sono gli ottavi di finale. Tanto proviamo sulla trequartista perché c'è Varda che lo mettiamo nel secondo tempo. Siamo in Giappone. Eccoci qui per vivere lo sport al suo massimo livello. Vai! Possiamo farcela, anche se abbiamo fatto solo un gol in tre partite. Però la difesa c'è. E Salah può fare la differenza. Speriamo. Zio santissimo, subito un fallo inesistente. Mamma mia, inizio shock. Inizio shock. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Raga, sveglia. Ma no, ma dov'è il fa? Vabbè. Poi le posizioni sono pericolosissime su PES. Mamma mia. Inizio disastroso comunque. Il Portogallo sembra uno squadrone incalcolabile per noi, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Vediamo che la difesa tenga. Vai Salah, vai Momo. Momo contro tutti. Momo contro tutti. Lo dà l'altro Salah. Salah Tarocco. Beh, sarà Tarocco. Fallaccio. Dormita della difesa del portoghese, ma non riusciamo a sfruttare l'occasione. Dai, però un gol solo è veramente ridicolo. Non segniamo, per il momento non prendiamo. No ragazzi, stanno regalando tutto al Portogallo. Ma dove sono sti falli? Ancora miracolo del portiere, giochiamo così. Non passiamo ai quarti. Bravo. Regalata. Però recuperiamo. Questo non è fallo finalmente a Med. A Med per Momo. Momo lancia il Salatarocco. Ma Salatarocco è veramente Tarocco. Cioè, come fai da solo di testa a sbagliarla così? Non si sa. Ronaldo ci punisce. E invece no! Il nostro portiere, ragazzi, è il buffone egiziano, incredibile. Incredibile. Ronaldo sbaglia. Ma stiamo giocando malissimo. Non impensierisce la difesa. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Bruno Fernandes. Stiamo giocando da culo. Oh, Salah, questo non è fuori gioco, adesso l'ha taroccato. Il Salah taroccato, solo contro tutti. Gol! Erroraccio del Portogallo, punito da Salah, ma non quello giusto che non riesce a segnare. Mamma mia, che erroraccio qua. Tic. Non potevamo sbagliarla questa. 1-0, ma stiamo calmi, immeritato, ma stiamo calmi.
Pizzi. Bruno Fernandes. Dai, raga, continuiamo a rifare il 2-0, sarebbe bellissimo, immeritatissimo, bellissimo. Ancora Salah per quello tarocco. E sbaglia ancora la difesa portoghese! Incredibile! Non potevo avanzare di più. Miracolo. Bene, bene, bene. Il Portogallo non c'è in difesa. Salah la mette in mezzo! Era poi il doppio palo in linea con Salah, di testa sarà dura segna. Mamma mia, ha potuto fare il 2-0, la fondamentale. Guarda la cagata, sul cagatone. Bravi. Cioè, siamo solidi in difesa per il momento. Salah, ottimo. Beh, Salah è il valore aggiunto comunque. Anche se non segna, però... fuori gioco! No, non è fuori gioco, ma ci siamo salvati. Vai, 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 che sbagliano! Mario! No! Spero non mi costi... Cioè, errore, il Portogallo non esiste in difesa, eh! Però ho fatto un errore veramente inaccettabile. Forse non se lo aspettava neanche lui il regalo così, alla che se lo fa, che ci puniscono subito. No, no, vabbè. No vabbè, ma non cioè veramente se questo è fallo, io sono solo Paola, cioè. Ecco il tiro. Puniti subito così. Puniti subito così. Traversa gol. Ci costerà la partita quell'erroraccio, poi fallo inesistente, incredibile, veramente. Adesso ci segniamo subito. No, giusto, di più. Pazzesco, noi ci mangiamo un gol fatto, fallo inesistente, traversa gol su punizione. Va bene, grazie. Grazie gioco, grazie mondiale impossibile, proprio impossibile, sì. Gaber. Ah, voilà, basta, la squadra è rincoglionita. Sì, vabbè, nella maniera peggiore abbiamo preso gol. Che culosi di merda. E ladri perché è un fallo veramente inesistente. 1-2 micidiale del Portogallo. 1-2 micidiale. Dal 2-0 al 2-1 per loro. Al 44esimo poi, bene. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. No, vabbè, basta! No, ragazzi, no, cioè, li sta fischiando tutte. Il cupolotto vuole questo e dobbiamo accettarlo, insomma, dobbiamo rassegnarci più che altro. Un furto atroce. Furto atroce. Trezeguet anche lui si è visto poco questo mondiale per il momento. Smentiscimi con un bel assist. Tira! No vabbè. No, 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 è scandaloso, scandaloso. Deve vincere per forza il Portogallo. Questo era gol secco. Per colpa di una punizione maledetta inesistente dopo un gol mio sicuro. No, guarda, cioè, va bene, guarda, sto zitto perché veramente dovrebbe bestemmiare in polacco antico. Dai raga, crediamoci, non è finita, tutt'altro. Bravo Salah che tiene palla.
Ok. Bello sto passaggio. Dai, in contropiede. Cioè almeno, cioè almeno fischia. No. Cioè io perdo per un fallo inesistente e a me non fischia questi. Va bene, Salah. Neanche questo, benissimo. Dai Salah, solo tu puoi salvarci. Devi ancora segnare, fammi un gol decisivo. È fatalità, Pepe. Va proprio nel punto giusto. No, questa mi dà proprio fastidio, perché quella più del Belgio con la Costa d'Avorio, perché proprio si vede che è ladrata dall'inizio alla fine. Mamma mia, sono impossibili questi mondiali, devo ancora arrivare a una semifinale, cazzo. In realtà, squadre comunque non da vittoria, però 65esimo ormai, cioè non dico che sia finita, però dobbiamo segnare il gol adesso se vogliamo avere chance, perché no, ormai sbagliano tutto i nostri. Ci vuole più di un miracolo a mio parere. Vedi, tutto a loro. Fallo non fischiato. Fallo per loro! No, no, non è vero, non è vero, non è vero. Ancora Momo. Tutto Momo ci fa. Sì, sì, comunque un Egitto che... cioè, un Egitto che ha molto, molto deluso, nonostante... Allora, niente da fare. Niente da fare. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Quanto gol messo da lui a segno? È veramente sì, brutta, veramente dolorosissima, perché perdere male così. Nessuno dei miei. Purtroppo quella palla sbagliata mi è costato tutto, lo sapevo, era, ci sta. Purtroppo il calcio è spietato, lo sappiamo. Salah. Niente da fare, poi avevo fuori di destro. Non ormai Portogallo fa quello che vuole. Silenzio stampa come Indiana. Conclusione. E questa era veramente una grande occasione. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare. Io comunque ci provo, chiaramente, però vedi, proprio non è... Non c'è verso, non c'è verso, qualsiasi cosa prendono. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi. Era quasi impossibile sul 2-1 vedendo la squadra. Attenzione, sarà almeno il gol. Niente, niente, proprio zero assoluto. Troppo forte sto Portogallo. Ci mette il fisico e con questa pallone cerca un uomo là davanti, sicuro in fase di palleggio, guadagna metri, potrà finire in modo davvero... Non mi aspettavo sta disfatta comunque. Ottimo intervento. Niente, niente, non faccio più niente. Situazione di difficoltà, ha evitato un gol sicuro. No vabbè, basta, no, c'è una roba, una roba oggi veramente tutto. Posso anticipare che la prossima squadra sarà proprio forte, una squadra che, diciamo, ha fatica, ma può vincere il mondiale. Fuori così, onestamente, poco da dire. A mio parere non meritata, soprattutto per l'arbitro che ha proprio, si è nervosito
dal primo minuto. Se andavamo su 2-0 cambiava tutto, proprio il calcio non si fa di seri, ma... E quindi così, adesso vediamo un po' chi vince, speriamo l'Italia a sto punto. Quali non così. Vince l'Uruguay e rido. E l'Italia però riparte sempre la Germania, quindi Uruguay, Svizzera, Italia terza, vince l'Uruguay. Cavani e Stuani insieme, l'Uruguay ha dominato, cazzo. 6 gol, se vince anche gli assist rido. E gli assist, Betancourt e Jorginho, quindi anche un po' di Italia. E niente raga, saluto il comandante veneziano, crisi e tristezza per quel che è successo. Ciao.